manette e i due rapinatori dei Vero Caffè, BWD classe 75 e BA classe 66, residenti nella zona di Arona, entrambi già noti alle forze dell'ordine, in realtà sono in carcere a Busto Arsizio dal 24 maggio dopo essere stati arrestati in flagranza dai carabinieri del nucleo investigativo di Verbania in seguito a una rapina a un negozio di tatuaggi a Samarate. Ieri però i militari verbanesi hanno notificato a loro in cella le ordinanze di custodia cautelare per altre rapine commesse nei mesi scorsi che hanno fruttato ai due italiani un bottino da 10.000 euro. Le indagini erano partite dopo la rapina al negozio di cialde Vero Caffè di Casale Cortecerro. Un'intera giornata dedicata all'ONU, quella che la città di Arona ha riservato per il 12 ottobre, 526 anni dopo la scoperta dell'America. Il clou è stata l'intitolazione della piazzetta dell'orologio al rappresentante dell'ONU Sergio Vieira de Mello, deceduto in un attentato a Baghdad il 19 agosto 2003. Tra gli ospiti l'inviato speciale ONU Staffan de Mistura e il peacekeeper Andre Angeli, la soddisfazione del sindaco aronese Alberto Gusmeroli. Al Grand Hotel Majestic di Verbania si è tenuto il convegno organizzato da Avio dal titolo Divani e spuntini e la salute dei nostri bambini, dedicato al problema dell'obesità e della scarsa attività fisica tra i più giovani. Tra le regioni italiane dove i giovani sono più a rischio dal punto di vista del peso spiccano quelle meridionali. Sotto controllo in calo rispetto agli anni precedenti la situazione del Piemonte, il cui dato di giovani sovrappeso e obesi si attesta attorno al 24% del totale. Prevenzione con il mutuo soccorso a Verbania e a San Bernardino Verbano dal 17 al 22 ottobre nell'ambito del mese di prevenzione alle malattie della vista, screening gratuiti agli occhi offerti dalle società di mutuo soccorso del Verbano. Il 17 e 18 ottobre la clinica mobile sarà in piazza Ranzoni a Intra con lo screening in particolare dedicato al glaucoma su prenotazione. Il 19 visite libere a Fondotoce, il 20 a Trobasu, domenica 21 a Suna e il 22 a San Bernardino Verbano. Domenica scatta il campionato di Serie C1 di rugby e il Verbania inizia questa nuova stagione sul campo della Osta con calcio d'inizio alle 15.30. In questa prima fase le avversarie, oltre a Osta, saranno Ivrea, Torino, Zano Mauro, Rivoli e Biella, con Ivrea che sembra essere una delle squadre favorite alla vittoria finale.